farla interloquire con Della Vedova, però la domanda Prego. Provo a porgliela io. Sì. Quando lei parla di potere, parla di un'entità estratta o, come citava prima Della Vedova, chi in questo momento è nella stanza dei bottoni, certamente, al governo del paese? No, no, il governo non è il potere è l'elite finanziaria che decide sovranamente, che ha dalla sua i padroni del discorso, cioè coloro i quali producono diciamo così, il discorso, l'egemonia sovrastrutturale delle strutture, quella che dice appunto oggi c'è il razzismo e dice che in quanto tale vi è l'emergenza del razzismo e così via. Cioè sono i mediatori del consenso che rispondono essenzialmente alle esigenze della classe finanziaria apolide mondiale, che è quella che ha l'esigenza di deportare africani dall'Africa. Okay. È colpa di Soros. Adesso torniamo un attimo alla questione, tanti, che uno dei tanti, penso che solo, sia già sufficiente lanciate direttamente. Cioè, se detta l'agenda della cultura, dei media, allora, dei social, è il vostro potere. Non è che potete prendere, non potete sempre prendere con gli posso altri, replicare, qualunque però, cosa succede degli altri. Replico dicendo che oneri il onori potere, di chi sta al governo e che c'ha il 60% di maggioranza. Il potere è essenzialmente quello che voi legittimate come più Europa. Allora, io mi domando per quale motivo ci siamo portati nell'iperuranio di riflessioni che immagino interessino poco. Stiamo parlando di analizzare dei fenomeni e degli episodi. Diego Fusaro, di aiutarmi. Ma sì, io penso che la cosa da evitare maggiormente in assoluto e segnatamente in questo momento storico sia quella di fare concessioni al politicamente corretto e al suo tentativo di creare conflitti in basso tra gli ultimi, dividendoli fra bianchi e neri, tra africani e italiani, laddove il conflitto è sempre tra quello tra basso e alto. In basso non importa se hai la pelle bianca o nera, se sei africano o italiano, sei nel basso se sei del popolo contro l'elite finanziaria. Mi scuso se uso queste categorie che sono state definite da psicosi, ma sono le categorie di Marx ed Engels, preferisco quelle rispetto a quelle del pur illustre Crepè poc'anzi intervenuto. Sono le categorie del conflitto di classe. C'è un conflitto di classe, sì. Si fa di tutto per renderlo invisibile, di modo che i dominati stessi amino le proprie catene. L'antirazzismo in assenza di razzismo, proprio come l'antifascismo in assenza di fascismo e l'anticomunismo in assenza di comunismo, fanno il gioco del potere e sono del tutto a nocumento dei dominati, che si dividono anziché unirsi contro l'altro. Della Vedova, le vorrei aggiungere un piccolissimo...